difficile fare bilancio in questo momento perché sei ancora troppo agitato per una regata persa. Cosa ti porti via da questa coppa? Beh, è un momento dolce amaro, no? Perché ovviamente avremmo voluto vincere. Ovviamente i primi tre giorni di regata avevano dato, no, mentalmente l'idea di poter fare il colpo, e per questo sono sempre sceso in acqua con la voglia, la volontà di vincere ogni regata, tant'è che abbiamo vinto credo il 90% delle partenze, abbiamo regatato sempre al massimo, abbiamo fatto sì qualche errore, ma il problema è che noi ne facevamo uno, loro ne facevano 10 e il nostro uno pagava per 10, quindi purtroppo la differenza di velocità non aiuta per vincere la Coppa America quando ci sono tante regate in gioco. Dall'altro lato sono molto felice perché credo che abbia messo insieme un team fortissimo. Io non voglio dare merito a me, ma per la storia di Luna Rossa credo sia uno dei team più forti che abbia espresso, non tanto solo per una questione di risultati, ma per una questione di atteggiamento, di attitudine. Credo abbiamo lavorato tanto per creare questa mentalità e sono contento per i ragazzi, è un gruppo giovane, è partito da zero dopo il ritiro del 2015, non è stato così banale, siamo andati in finale contro un team che aveva già in mente la barca da Bermuda, perché ovviamente ero con loro, quindi so esattamente quando avevano iniziato a pensarci. E sono contento per i ragazzi perché hanno fatto un lavoro fantastico, un'esperienza che gli rimarrà per la vita. Sono contento anche se purtroppo non sono riuscito nell'obiettivo di portare la Coppa nelle mani di Patrizio, ma credo che lui sia contento del risultato tutto sommato e soprattutto dell'atteggiamento ancora del team. E sono contento perché Luna Rossa tornerà e quindi questo mi rende felice perché vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Sarai ancora tu naturalmente? Ma sicuramente, se Patrizio me lo chiede, sicuramente ci sarò. Adesso però chiudiamo questa campagna, poi mi prenderò qualche settimana libera perché ne ho bisogno, è stata una coppa molto molto impegnativa a livello mentale e non è stata banale. Avete lasciato tante emozioni nel cuore degli italiani, non è una piccola soddisfazione? Questa è una delle soddisfazioni più grandi, perché è un peccato che ci sia questa situazione mondiale del Covid, perché sono sicuro ci sarebbero stati migliaia e migliaia di italiani qui a Auckland, però grazie anche ai social, al fatto che siano stati trasmessi in diretta le regate da più canali, a voi, a te che sei qui, ci ha portato un sacco di calore, un sacco di affetto. Credo che milioni di italiani abbiano guardato Luna Rossa in regata in queste settimane, e questo mi rende felice, orgoglioso, e il fatto di aver avvicinato una sola persona in più al mondo della vela e al mare è un momento di felicità per me. Andrà a letto pensando che forse l'equipaggio migliore era quello italiano, che è una bella soddisfazione. Purtroppo sì, e lo penso veramente, penso che abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto forte, di aver regatato molto meglio di tutti gli altri. Alla fine la Coppa America è un gioco bello e crudele, no? Non basta una sola cosa, devi fare tutto il puzzle alla perfezione. Non ci siamo riusciti per poco poco e sarà una motivazione in più per la prossima.